Allora, intanto abbiamo così quasi spiritosamente dato questo titolo Moda di Malga, perché in realtà non c'era moda, c'era tanta praticità e c'era l'utilizzo delle risorse presenti sul territorio, tenendo presente che i tessuti qui erano la canapa, il lino e la lana, perché si trovavano qua. Già il cotone veniva comprato da fuori, quindi era un acquisto utile solo per i corredi, per occasioni particolari, se no si utilizzavano i tessuti che c'erano. Il tessuto un po', diciamo, simbolo della Malga è la stamegna, che vediamo appunto in questo cappotto. È un tessuto particolare formato da trama e ordito di canapa e lana, che viene praticamente fatto impermeabilizzare attraverso un processo che avveniva in un paese qui vicino a Uppega, per cui, diciamo, facendolo infeltrire si otteneva l'impermeabilizzazione. Quindi il pastore poteva avere le mani libere anche se pioveva, perché il cappotto o la mantella in stamegna lo avrebbero riparato. In stamegna si facevano anche le coperte delle malghe, che ruvide ma calde. Poi, diciamo, abbigliamento tipo dell'uomo erano le braghe di fustagno. Qua ne vediamo Sì, un esatto, qua ne esempio. vediamo un esempio. Le braghe di fustagno, l'uomo aveva una camicia che utilizzava sia di giorno che di notte. Di notte diventava camicia da notte lunga, di giorno si infilava nei pantaloni, con questa asola si legava alle braghe, poi i pantaloni e la camicia venivano fermati anche da questa fascia in vita che aveva la duplice funzione, teneva fermo braghe e camicia, ma rinforzava anche la schiena e i reni, considerando che i lavori da fare in campagna o comunque con gli animali erano pesanti. Poi si utilizzava la mantella, il cappello era immancabile. Il cappello si levava soltanto in chiesa. Cappello da noi e non berretto, perché sempre per la funzione di proteggere meglio da sole ed acqua. Invece vediamo che sulla spalla che cosa. Allora, sulla spalla, qui l'abbiamo riempita per farle vedere meglio, c'era questa che chiamiamo bercolla. La bercolla veniva messa su una spalla e, diciamo, portava le provviste oppure altre cose che servivano nella malga, e lasciava libere le mani. Qualche volta raccontavano che venivano messi qua dentro anche gli agnellini piccoli, per esempio, appena nati, che nascevano lungo la strada in attesa che arrivasse, di arrivare magari in malga. Oppure si usava altre, diciamo, sporte dell'epoca, erano i mandigli da gruppo, magari più da donne che da uomini. Per quanto riguarda le donne, qual era l'abbigliamento tipico? Allora, qui abbiamo, diciamo, le due gonne base. Questa, che sembra di jeans, perché si usava in Liguria il jeans anche da queste parti, noi la chiamavamo di bombage, cioè cotone molto spesso. Oppure, un altro tipo di gonna tradizionale che è un po' comune a tutta l'area brigasca, si potevano trovare anche a Realdo, a Verdeggia, alla Brigue in Francia, era questa gonna a righe o bianche e blu o bianche e rosse, noisette. E quindi queste erano le gonne. Sopra le gonne veniva poi sempre messo ufaudà, indispensabile, si metteva una camicetta e poi, diciamo, si usavano questi corpetti o corpettini. Questi corpetti ci aiutano anche a vedere la differenza delle misure, sia in altezza che insomma in peso, delle generazioni precedenti. Allora, mi diceva mio marito che dal 1861, la prima volta che l'uomo è stato misurato in vista della prima leva militare obbligatoria, al 1961 l'uomo è cresciuto di 10 centimetri. Quello che noi notiamo quando facciamo, diciamo, il corteo degli abiti tradizionali, è che gli abiti da donna vanno bene alle bambine adesso. E quindi, poi sulla testa la donna aveva sempre il mandiglio,
il mandiglio che a seconda delle occasioni, il mandiglio da lavoro, la donna aveva sempre la testa coperta, oppure la veletta magari quando andava in chiesa. Poi, più diciamo la donna andava avanti con l'età, più cambiavano anche per esempio le tinte. La donna sposata vestiva poi sempre colori molto sobri. Un vestito da sposa diciamo degli anni 40. E chiaramente la sposa, le spose si vestivano, io mi ricordo anche mia suocera aveva il suo vestito da sposa che era un tailleur grigio, qua invece abbiamo un tailleur verde, comunque utilizzato molte molte volte perché è un abito consumato, l'unico vezzo era la veletta. Erika Tonelli, 31 anni, infermiera di professione con la passione della produzione dei formaggi, oggi qui a Mendatica. Che cosa farà? Allora, io oggi faccio una breve spiegazione di come si producono i formaggi. Io nella mia vita di tutti i giorni, nel tempo libero, diciamo, aiuto il mio compagno che ha un'azienda locale con bovini da latte a produrre formaggio, e quindi oggi faccio una breve spiegazione di come si fa per far vedere alla gente, unendo anche magari una spiegazione su come veniva, ci sono alcuni attrezzi che hanno tirato fuori dal museo di qua di Mendatica per far vedere una volta anche come si produceva il formaggio. Quindi quali sono le fasi, diciamo, della produzione? Allora, partiamo dalla mungitura, che nel nostro caso e comunque anche in passato era una mungitura manuale, e il latte poi, se munto al mattino e mantenuta la temperatura intorno ai 37 gradi, si può cagliare, e invece se no viene scaldato fino alla temperatura di 37 gradi, viene inoculato il caglio. Noi tipicamente usiamo quello liquido, ma ne esistono di varie forme. Si aspetta il tempo di coagulazione, quindi che il latte si cagli, si forma un coagulo, viene rotta la cagliata, e la cagliata poi viene raccolta o già direttamente nelle forme, o se no noi utilizziamo spesso un telo di lino che si chiama rayeura anche in dialetto o in casa, e viene lasciata, e questo veniva fatto anche nell'antichità, come si può vedere poi in uno strumento che è qua in esposizione, veniva lasciata la cagliata all'interno delle forme e poi veniva pressata. Noi banalmente la tiriamo su, la mettiamo nelle forme, poi subito a fresco le forme vengono rivoltate per poi vengono lasciate sul banco di lavoro e a scolare del siero. In seconda fase il siero che rimane dalla cagliata si fa bollire e ne deriva la ricotta. Da quanti anni lo fai? Che cosa ti piace di più di questo, diciamo, secondo lavoro, di questa passione? Allora, pieno regime. Mi è sempre piaciuta, è una passione che coltivavo negli anni, ma è difficile farla nel proprio contesto domestico. Incontrando il mio fidanzato ho avuto la possibilità di dare sfogo a questa mia passione e quindi sono all'incirca 2 annetti che lui mi dà la possibilità di coltivare questa mia passione. Praticamente da quando sono andata in pensione c'era un signore qui vicino di casa che mi ha insegnato a fare questo lavoro, mi ci sono appassionato e quindi adesso ogni tanto faccio qualche cestino. Quante ore servono per fare un cestino? E per fare un cestino mediamente servono circa una decina di ore. Per fare per esempio il rivestimento, che è questo che abbiamo visto, ci vogliono circa 10 minuti per metro, poi bisogna fare i manici, bisogna fare gli altri pezzi, insomma ci vogliono una decina d'ore per fare un... E quali tipi di legno si usano? Si usano per il rivestimento, quello che noi chiamiamo in gergo iscrusin, si usa il nocciolo. Per fare invece la struttura, il manico, i fondi e le coste si usa il castagno. Sono tutti poloni che si tagliano di luna calante, perché possono durare nel tempo che non tarlino. Quindi lei va personalmente a cercare... Sì, si va nel bosco. Il bosco non si danneggia perché si rinnova praticamente, perché i nostri anziani sapevano fare queste cose, per cui non è che danneggiassero il bosco
tagliando dei pezzi che poi magari potevano diventare delle piante. Sono dei poloni che crescono alla base delle piante grandi. E quanti ci se ne avrà fatto? Io non ne ho idea, però ne ho fatto parecchi, sì. Non so adesso da un punto di vista quantitativo, non so, ma ne ho fatti, via. C'è qualche nipote a cui sta tramandando questa antica tradizione? No. C'è la nipote di questo signore che mi ha insegnato che vorrebbe imparare. E sarebbe una bella cosa imparare per continuare la tradizione, perché questo qua è un lavoro della tradizione nostra.